Cazzi, devo dirle, guardate quanto sono belle, nero e giallo. Andiamo a parlare dei cerchioni in lega, quanto cazzo sono fatti bene. Pizzeghe! Che abbiamo fatto l'ordinazione tutti insieme e sono capitato al terzo posto. No! Cazzo sta succedendo, ragazzi? Ronaldo è impazzito! Ronaldo è impazzito! Ronaldo Junior, tuo padre sta per chiederti qualcosa, forse. Ragazzi, Cristiano Ronaldo sta dicendo a Ronaldo Junior di voler rubare la Lamborghini Urus. Ciao a tutti pagliacci, qui è Gozzo e benvenuti a Bomba. Attenzione signori, siamo ritornati con la vita reale da calciatore su GTA 5. Sì, perché ormai ragazzi avete capito che faremo un po' GTA e un po' Fortnite, quindi abituatevi all'idea perché sarà così. Quindi ringrazio già tutti chi supporterà a prescindere dai contenuti che porto, perché penso che dei veri fan facciano così, quindi conto su di voi. Allora ragazzi, nell'episodio di oggi penso che dobbiamo prendere assolutissimamente la macchina più bella che ci potesse essere, l'auto più bella che la Lamborghini potesse fare, secondo me, a livello di potenza e di motore. Sicuramente avete capito che macchina è, se non la conoscete, è uscita anche una macchina quest'anno molto simile, un modello molto molto simile, che si chiama Lamborghini Urus, che è una cosa micidiale. E mica del joystick a terra. Per scoprire se Ronaldo Junior combinerà dei guai, perché io gli ho detto Ronaldo Junior sta fermo, quindi guardate il video fino alla fine per scoprire se Ronaldo Junior farà dei guai, perché vi ricordo che a fine video saluto 5 di voi su Instagram. Quindi mi raccomando che lo trovate qui, cercatemi @RealAntony, così avete la possibilità a fine video di essere salutati da me. Voglio spiegarvi una cosa, sono stato molto chiaro con Ronaldo Junior e ho detto: Ronaldo Junior, guarda, cerca di essere tranquillo, perché andiamo a vedere una nuova Lamborghini. E ragazzi, guardate, Ronaldo Junior non riesce a star fermo, cioè si vede che poverino sta elettrico perché vuole vedere la nuova auto. E ragazzi, sinceramente la voglio vedere anche io. Quindi, siccome il Premier Deluxe Motorsport è qui, andiamoci subito Ronaldo Junior. Sì che è rosso, anzi no, è verde, possiamo passare. No, invece era rosso, i pedoni non possono passare. E chi se ne frega? Andiamo subito al Premier Deluxe Motorsport per scoprire di che colori saranno. Cioè, non penso ce ne sarà una. Vabbè, insomma, vedremo che colori saranno disponibili, ragazzi, per questa nuova Lamborghini. Che sicuramente, cioè, stavo pensando, questa qui, ragazzi, manca la collezione di Cristiano Ronaldo, perché abbiamo la Aventador, abbiamo la Veneno Roadster, abbiamo la Lamborghini Supreme, manca soltanto la Lamborghini Urus, che per carità ragazzi, come SUV è spettacolare. Quindi ora lo andiamo a vedere. No, forse dovremmo entrare non dall'entrata di servizio. Perché entro sempre dall'entrata di servizio? Entriamo dall'entrata normale. Cioè in realtà non so se stanno dentro o fuori. Ok ragazzi, a quanto pare dentro non c'è nessuno, quindi a esclusione di colpi devono essere per forza fuori. Infatti fuori c'è un bel po' di gente e vedo delle bombe. Veramente ragazzi, Ronaldo Junior, non fare cagate, ne abbiamo parlato a casa, mi raccomando, conto su di te. Comunque ragazzi, volevo dirvi, mi piace questo nuovo outfit di CR7, no? Perché a quanto pare Ronaldo si è un po' stufato dello streetwear in generale, delle felpe Supreme, insomma si è stufato di vestiti sportivi. E mo sta vestendo come un vero e proprio manager bomba, guardate che bomber, devo dire mi piace. 10. Ok, bando alle ciance Alessandro Borghese. Ragazzi, come vedo ci sono già delle persone che non vorrei vedere. Infatti c'è il meccanico, c'è il signor Simon, c'è Ibrahimovic, c'è Icardi e c'è Messi che stanno fotografando. Ragazzi, devo dirle, guardate quanto sono belle. Quanto pare sono disponibili soltanto dei modelli, vero Messi? Che sicuramente uno sarà mio, anzi tutti e due. No, vabbè ragazzi, uno solo, non sono egoista fino a questo punto. Ovviamente non so perché, ma mi aspettavo i modelli, i colori nero e giallo. Non so, forse giallo è il classico della Lamborghini, nero diciamo per rimanere sempre sul colore che non guasta mai, perché comunque il nero ragazzi non guasta mai su niente, sia per le macchine che sui vestiti, sugli arredi, su tutto. Infatti devo dire ragazzi che sono veramente qualcosa di fenomenale. Ragazzi, guardate che cerchioni in lega, vogliamo parlare dei cerchioni in lega, quanto cazzo sono fatti bene.
Vabbè, il di dietro, ragazzi, è come un SUV bellissimo con scritto Lamborghini e davanti c'è lo stemma classico e cioè veramente, ragazzi, una nuova macchina ci servirebbe proprio perché Ronaldo Junior, che fai? Non fai qualche foto? Come? Tu fai sempre le foto? Vai avanti a fare un po' di foto, va, che io guardo un altro po' la macchina. Cioè, gli interni, ragazzi, sembrano fatti veramente bene, cioè, sembrano fatti bene. Qui è giallo. Ah, gli interni sono gialli, cioè sono gialli, sarebbero in pelle praticamente. Pizzica! Ok, ragazzi, tutto questo c'è un problema. Siamo arrivati tardi, quindi non vorrei che ci fossero delle conseguenze. Ronaldo Junior si è messo a far foto apposta. Allora, dovremmo parlare con Simon. Ciao sfigati, come state? Bello vincere i palloni d'oro. Ah no, scusate, io ne ho 25, voi ne avete 20 in zero. No, ragazzi, mi piace troppo fare queste affermazioni su Ibrahimovic e Icardi. Comunque, c'è il signor Simon e vedo un po' di, non so, ci sono tutti che stanno parlando, c'è anche quell'altro tizio. Ma quello è il mio avvocato, raga. Che cazzo ci fa qui il mio avvocato? Non mi dire che anche lui è venuto per comprarsi la Lamborghini. What the fuck? Allora, forse è meglio parlare con Simon. Ok, ragazzi, attenzione perché penso che si stia creando un bel casino. Non solo siamo arrivati in ritardo, ma rischiamo anche di non prenderci gli unici due modelli di Lamborghini Urus che sono arrivati qui a Los Santos, perché il signor Simon, ragazzi, sapete che essendo la concessionaria top è il primo ad averli. E questa volta c'è un problema veramente grave che non è mai successo in tutta la serie, perché ci sono quattro acquirenti, ci sono io, c'è Icardi, c'è Ibrahimovic, c'è quella signora lì che non si sa chi sia, forse mi ha detto il signor Simon che è la moglie del sindaco, vedete voi, e il quinto acquirente sarebbe il mio avvocato che è con la moglie, vabbè, la moglie non c'entra, sono Seba. Cosa che mi chiedo io è, siccome il signor Simon ci ha sempre dato le auto che ci piacciono, lo deve fare anche questa volta, mi sembra ovvio perché gli abbiamo sempre comprato auto, penso che anche gli altri giocatori l'abbiano fatto, ma io, ragazzi, sono stato il primo a cui ha appicciato la micia, cioè con me ha fatto veramente i suoi primi milioni, o sbaglio? Ragazzi, la situazione non mi piace perché il signor Simon continua a fumarsi la sua sigaretta senza esprimersi. Cioè, ragazzi, veramente questa cosa mi fa davvero ridere, no? Il signor Simon è andato fuori a prendere una tabellina, cioè questo foglietto qui dove ci sono degli appunti, dove stanno in ordine cronologico le ordinazioni che sono state prese. E giustamente, ragazzi, Simon questa volta sta dicendo, cioè non è che giustamente sta dicendo, a me mi sta facendo incazzare questa cosa, perché, ragazzi, solitamente Simon ci dà le auto e ce le dà subito, anche se non le paghiamo, sa che siamo affidabili. Ma secondo le ordinazioni, ragazzi, sta dicendo che noi ci siamo beccati al terzo posto e che al primo posto ci sono Ibrahimovic e Icardi. Come ci sono Ibrahimovic e Icardi? Io spero che tu stia scherzando, perché io ti ho sempre comprato auto, quindi vedi di non deludermi questa volta. Ragazzi, a quanto pare Simon questa volta, non so per quale motivo, forse per direzioni dall'alto, sta facendo il fiscale, nel senso che sta seguendo le ordinazioni che hanno avuto. Io non sapevo che loro avevano ordinato anche loro una Lamborghini. E forse, ragazzi, questa volta siamo nei guai, perché il signor Simon sembra proprio guardare sia Ibrahimovic che Icardi e sembra proprio che stia dicendo che la deve dare a loro. Tra l'altro, vi ricordo che Ibrahimovic vive adesso nella realtà a Los Angeles. Il problema serio è che Simon ci sta dicendo che è molto dispiaciuto perché sia io che Messi, perché anche Messi ha avuto l'ordinazione ancora più tardi della nostra, che si sono trovate tutte accavallate e quindi le prime due che sono uscite subito sono quelle di Ibrahimovic e Icardi, che guardate adesso si stanno divertendo addirittura a sfottermi e mi sta facendo incazzare. Cioè, in realtà dovrebbero sfottere anche Messi, però Messi, ragazzi, no, cioè, vedo che non gliene frega più di tanto. Si è fatta la sua prenotazione, non l'ha avuta, però sembra che non gliene freghi più di tanto. Mentre a me brucia veramente sta cosa, perché abbiamo fatto l'ordinazione tutti insieme e io sono capitato al terzo posto. Scusa, Simon, ma come cazzo è possibile? Ti rendi conto che questi due ora mi stanno sfottendo? No, no, ragazzi, le cose non possono andare così, perché io avevo fatto la mia ordinazione. Quella gialla, raga, guardate quanto è bella. Poi vogliamo parlare di quella nera. Andranno ai Icardi e Ibrahimovic. Giustamente, avendo fatto una rotazione, si aspettava di averla la macchina. È come se tu vai, prenoti una cosa e poi no, sai, non è tua perché si sono accavate le prenotazioni e non si trova più prenotata per te. A quanto pare, ragazzi, io non riesco proprio a mandare questa cosa giù nello stomaco, proprio non ci riesco. E ci sono quei due sbruffoni di Ibrahimovic e Icardi che, guardate, si stanno divertendo addirittura a farsi selfie con le loro nuove auto, addirittura.
cacciando per lo più Ronaldo Junior, che è un bambino che sta facendo delle foto. Gli hanno detto di andare via, e gli hanno detto di andare via anche a Messi, che vabbè, ovviamente se n'è andato. Mentre lì continuano le proteste per quanto riguarda le prenotazioni, perché ce n'erano state più di 4 a quanto pare. Andiamocene, va, prima che mi viene seriamente nervoso. Ragazzi, questa cosa mi fa incazzare, perché io avevo fatto la mia prenotazione e non solo ci siamo persi a Lamborghini Urus, non solo abbiamo preso delle umiliazioni da Ibrahimovic e Icardi, ma adesso sono anche incazzato da sopra. Cioè, guardate voi se possono succedere a me sempre queste cose. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Cristiano Ronaldo sta fermo con le mani sul volante sull'Audi RS7 e si gira ogni tanto a guardare Ronaldo Junior. Ma ragazzi, non ho capito, non so, vediamo un po' come va l'episodio. Penso che adesso torniamo a casa, anche perché la cosa è andata male, quindi ragazzi dovremmo tornare, penso, a casa. Sicuramente torniamo a casa adesso. Sapete che vi dico, ragazzi? No! Io questa cosa non la mando giù, porca miseria. Oh, che cazzo sta succedendo? Ragazzi, Ronaldo è impazzito! Ronaldo è impazzito! Ronaldo Junior, ho deciso. Ci sei, figliolo? Adesso faremo una cosa che non... che voi non vi immaginerete nemmeno. O la prima cosa padre-figlio. Ascolta, figliolo. Ci ho pensato su, mi sono incazzato seriamente, questa cosa mi fa veramente girare le balle. Ronaldo Junior, tuo padre sta per chiederti qualcosa, forse che, ragazzi, forse Cristiano Ronaldo non avrebbe mai pensato di dover chiedere questa cosa. Ragazzi, Cristiano Ronaldo sta dicendo a Ronaldo Junior di voler rubare la Lamborghini Urus. Oh mio Dio, ragazzi, questo è un momento epico. E Cristiano Ronaldo, per la prima volta in tutta la serie, ragazzi, sta chiedendo a Ronaldo Junior di fare questa cosa insieme, dato che lui ormai è un esperto praticamente. Ok ragazzi, sembra che Ronaldo Junior non stava aspettando altro di sentire questa cosa. Quindi ragazzi, adesso tocca a voi. Mi raccomando, devastate questo video di mi piace, perché il prossimo avete già capito che cosa succederà. Commentate, ditemi se l'episodio vi è piaciuto, se soprattutto vi è piaciuta la Lamborghini Urus o quel poco che l'abbiamo vista, per cui spolliciatelo, raga, condividetelo con i vostri amici, così anche Ronaldo potrà fare la sua prima infamata con il suo figlio Ronaldo Junior. Che ragazzi, ma ve li immaginate sti due a rubare le auto? Mamma mia, raga, la prima volta in tutta la serie, dopo un anno, quindi mi raccomando ragazzi, spolliciatelo, che merita, è importante. E come sempre ragazzi, saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram, le ultime notifiche. Quindi saluto Alessio Rattenni, saluto Alex Gameplay, Ginax005, Mav Ricci Gabriel e Ricky Brio. Questi sono i 5 di oggi. Per cui ragazzi, se anche voi volete avere la possibilità di essere salutati da me, vedete, fate come CR7 e venitemi qui a seguire su Instagram. Cercatemi @RealAnthony, che lo trovate qui in descrizione. In questo modo ragazzi avrete la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, qua è il negozio ragazzi, ora tocca a voi. E ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao.